Io la amo per questo suo verde, per questa tranquillità, per le cose bellissime che ci sono, che abbiamo, che dobbiamo cercare sempre di tenerla così intatta, di migliorarla sempre di più e non trascurarla, però lasciarla sempre così selvaggia e rustica, perché è proprio questa l'attrazione. Essere Panteschi è qualcosa di, per me è qualcosa di particolare. Sì, facciamo parte della Sicilia, però per me Pantelleria è speciale, come dicono, è la perla del Mediterraneo, quindi noi siamo una perla. Io proprio adoravo giocare con la terra, tantissimo. Io scavavo, facevo buche e poi la cosa più bella era che con le mie amiche decidevamo di festeggiare il compleanno delle nostre bambole. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Beh, oggi facciamo le polpette. Le polpette le facevamo di terra, quindi prendevamo la terra, impastavamo e quelle erano le nostre polpette. Avevamo una cucina con tre fornelli, le pentoline, come si usava una volta, e mettevamo le polpettine di terra lì dentro, quindi facevamo finta di cucinare, poi mettevamo dei piattini, tipo facevamo finta di mangiare, buonissime, e poi come pezzo finale avevamo la torta, sempre fatta di terra, impastata, con sopra tante belle margherite, che erano i nostri fiori, e quindi era qualcosa di bello. Ecco, due opzioni, il mare e la montagna. Il mare, bellissimo, come si possono vedere, ci sono dei posti fantastici. La balata dei turchi è stupenda, Nika abbiamo le acque calde che facendo il giro in barca si possono proprio, cioè uno si fa il bagno e mentre tu fai il bagno da sotto c'è l'acqua calda, quindi acqua calda e acqua fredda contemporaneamente, quindi qualcosa di bello. La montagna sì, è stupenda, tutto il suo verde, tutta la natura, il lago è una cosa stupenda, con i fanghi naturali. In montagna abbiamo una sauna naturale che è meravigliosa, quindi questa roccia immensa con questa fessura in mezzo che tu entri dentro e dici oddio che cos'è? È veramente una creazione di Dio, qualcosa di stupendo. È una cosa meravigliosa che bisogna proprio venire per scoprire e vederla proprio dal vivo. La bellezza è quella proprio di vedere con i propri occhi e toccare proprio con le proprie mani. Accogliamo tutti a braccia aperte, ecco, ci doniamo tutti agli altri. No, secondo me non si può dimenticare Pantelleria, non la dimenticano, non la dimenticano. Quando possono tornano, tornano. Non si può dimenticare. Proprio non si può dimenticare.